Avanti con le riforme. Già da domani a Palazzo Chigi il Premier Renzi intende proseguire con la riduzione delle tasse per chi guadagna meno di 8.000 euro all'anno, pensionati, partite IVA e famiglie numerose. La maggioranza sostiene i provvedimenti, Partito Democratico in testa. Prossima settimana decreto sul lavoro, un provvedimento importante che rilancia le tutele per i lavoratori, rende meno burocratiche le assunzioni per le imprese. Avere lo stesso coraggio dimostrato con Italia la pubblica amministrazione anche sul fronte del lavoro è la richiesta del nuovo centrodestra. Non dimenticare le fasce deboli, avverte l'UDC. Ma dalle opposizioni si levano critiche. Per Forza Italia quelle del governo sono ricette sbagliate. La solita sinistra delle tasse, dice Renata Polverini. Il Movimento 5 Stelle è alle prese con malumori interni. Pizzarotti risponde, pur senza mai citarlo, alle accuse di Casaleggio. Sulla pagina Facebook del sindaco di Parma si legge: amministrare a volte vuol dire anche non vincere alcune battaglie, ma questo non vuol dire tradire un ideale. Dal blog invece Grillo torna sulla legge elettorale. Hanno paura di noi, l'Italicum non passerà mai. Intanto promette che a Bruxelles intende abolire il fiscal compact. Il segretario del PD, davvero cantastorie, oramai ce ne racconta una nuova al giorno perché è in piena campagna elettorale. Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo altre priorità, la disoccupazione e la piccola media impresa. E per quello stiamo lavorando, ci stiamo impegnando all'interno del Parlamento. Promesse vaghe e gesti.